Passato un anno da quel congresso, non è accaduto nulla. Noi abbiamo avuto il congresso del Partito Radicale e di associazioni sino al momento del congresso del Partito Radicale Costituente che nel giro di un mese e mezzo, hanno avuto i loro congressi e le loro mozioni e non si sono riconosciuti nelle scelte del congresso del Partito Radicale. Buon viaggio, tanti auguri e fate quello che volete. Era già accaduto ad aprile che il gruppo dirigente di una delle associazioni costituenti del Partito Radicale decidesse di presentare a Roma e a Milano, la vergogna milanese la dimentichiamo troppo spesso, a Roma e a Milano delle liste radicali. You hit the ground, bang, bang, that awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Ecco, io credo che non ci sia da commentare, come non ci sono da commentare le emozioni dei vari congressi delle varie associazioni. Non c'è da commentare ancora? A me basterebbe, se devo spiegare ancora oggi qualcosa, rimandiamo in onda il congresso di settembre. Rimandiamo in onda il congresso di settembre. Rimandiamolo, c'è stato il dibattito, riascoltiamolo. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Poi ci si può iscrivere anche per organizzarsi per il congresso successivo, per cambiare tutto. E quindi chi vorrà poi cambiare tutto proverà a cambiare tutto e chi vorrà continuare una storia la continuerà da un'altra parte. L'abbiamo detto al congresso. L'abbiamo detto al congresso. Perché abbiamo deciso, sulla base di un'analisi che mi pareva condivisa, da molti almeno, e c'è stato sempre chi non ha condiviso l'analisi, sul caso italiano, la peste italiana, sull'utilizzo da parte degli organi di informazione di succedanei, diciamo così, delle lotte radicali per meglio anestetizzare le lotte radicali, per meglio censurarle, avendo qualcun altro che poteva più o meno ragionevolmente essere la vera opposizione, l'opposizione al regime nel regime. Pensare che si possa dialogare poi con chi? Con gli eletti da un congresso illegittimo e che a partire dall'illegittimità di quel congresso si incardina un dibattito? Ma di che state parlando? Dopo un anno un tentativo di dialogo per mettere in discussione la legittimità del congresso, ma di che stiamo parlando? Il dibattito politico si fa sulle lotte, sulle agende. Vogliamo andare a riprendere la lettera di Rita Bernardini al congresso dei radicali italiani? Sulla giustizia si ruppe. Sulla questione giustizia. Basta col caso italiano, perché comunque qualche spazio, qualche anfratto in cui sedersi si trova sempre. Quale dialogo? Dibattito. Dibattito congressuale. Ognuno
ognuno si assuma la sua responsabilità. Ti assumi la responsabilità di pensare che quella roba è legittima? Procedi col dialogo, ma stiamo scherzando. Puntiamo molto più in alto del consumare l'attualità, dell'infilarci nel buchetto per andare a finire in televisione, del raccogliere dossier e fare i lobbisti sotto mentite spoglie. No, non ci appartiene, cioè non è la nostra cultura, non è la nostra storia. There's a bleed by the bed and a phone in my hand, a dog on the floor and some cash on the night. Io penso che sia un esercizio utile non solo per compagni di vecchia data che adesso magari intravedono qualche scorciatoia. È dall'inizio che c'è sempre stato qualcuno che ha intravisto qualche scorciatoia. Peccato che alla fine c'era il burrone. Marco negli ultimi 3 anni da questi microfoni chiedeva il dibattito nel partito, sì. Il confronto con alcune persone da questi studi, sì, sì. Non col Presidente della Repubblica che andava e gli parlava, con i radicali. Le riunioni di mezzogiorno, no? Con i radicali che gli negavano parola, posso andare oltre, che gli negavano saluto, che gli attribuivano degenerazioni che lui ha dimostrato fino all'ultimo momento di governare.